Sì, peccato sì, però non ce l'avrei fatta in questa tornata a recitare. Ridammelo. Ma Francesco, vieni qua per favore, vieni qua. Questa non porzona. Davanti alla Reggia di Tebe, prima dell'alba. La guerra si è appena conclusa con la sconfitta e la fuga dell'esercito dei Sette. Fuori dalle porte, sul campo di battaglia, giacciono insepolti i cadaveri degli assalitori. Fra questi vi è Polinice, figlio di Edipo, fratello di Eteocle, di Antigone e di Ismene, colui che ha guidato l'assalto alla sua città. Sventure che hanno avuto origine da Edipo, nulla ci verrà risparmiato. Nulla. Finché saremo in vita, per noi ci sarà solo dolore, sciagure, infamia e disonore. Ma hai sentito parlare dell'editto che Cheron ti ha fatto bandire in tutta la città? Conosci il male che incombe sulle persone a noi care? So che i nostri due fratelli sono morti per mano l'uno dell'altro e che l'esercito di Argo è fuggito durante la notte. Ma nessun'altra notizia, lieto o triste, mi è giunta. Non so nient'altro, Antigone. È per questo che ti ho fatta venire qui, fuori dalle porte del palazzo. Voglio parlare a te, da sola. Qualcosa ti turba, Antigone? Che cosa? Creon ti ha deciso dei nostri fratelli. Solo uno avrà l'onore della tomba. L'altro, invece, avrà il disonore di rimanere insepolto. Per Eteocle, la legge verrà osservata e il rito verrà compiuto. Ma il misero corpo di Polinice non sarà sepolto. Verrà lasciato lì in preda ai cani e agli uccelli che già affamati lo scrutano dal cielo. Questi sono gli ordini di Creonte, il nuovo re. Pena di morte per chi non obbedisce. Ma adesso tu puoi dimostrarmi che sei degna della tua nobile stirpe. Che cosa posso fare io, mia infelice sorella? Potresti aiutarmi a sollevare il corpo. Vuoi seppellire Polinice? Anche se è proibito. È mio fratello, è tuo fratello. Ma Creonte lo proibisce. Creonte non può separarmi dalle persone che amo. Pensa, sorella. Pensa a nostro padre. Come morì nell'odio e nell'infamia. Come si trafisse gli occhi lui.
con le sue stesse mani, dopo aver scoperto lui stesso le sue colpe. E pensa a nostra madre, madre e moglie, due nomi per l'unica persona. Pensa a lei, che si tolse la vita impiccandosi una corda. E i nostri fratelli, sventurati, che si diedero la morte l'uno con l'altro. E adesso, guarda noi, siamo rimaste sole. Se andremo contro la legge e violeremo il decreto e il potere di chi ci comanda, moriremo. Siamo donne, non possiamo batterci contro gli uomini. È più forte chi ci governa, dobbiamo piegarci all'ordine. È folle agire contro i propri limiti. Ai morti chiedo perdono, ma obbedirò chi tiene il potere. Sono costretta a farlo. Fa quello che vuoi. Io gli darò una tomba. E se per farlo dovrò morire, sarà bello. Giacerò accanto a lui che mi amava. Io che lo amo. Io non disprezzo, ma non ho la forza di sfidare la città. Io faccio quello che voglio. Tu taci! Temo per te, Antigone. Ho paura. Non temere per me. Pensa a te stessa. Taci almeno. Non parlare a nessuno del tuo piano. Starò muta anch'io. Grido invece a piena voce! Il tuo cuore si esalta per un atto così terribile. So di piacere a chi devo piacere. Vuoi l'impossibile? Non si deve tentare l'impossibile. Se dici questo, ti odierò ancora di più. E con me a chi è morto Polinice. Va se credi, mia povera folle. Ma ricorda che sarai sempre cara.
Tebani, la patria è di nuovo salda. Violente tempeste l'hanno scossa, ma gli dèi l'hanno rimessa sulla retta via. La patria è quella nave che ci porta in salvo, è quella nave che, se ben governata, diventa il luogo di incontro dei veri amici. Su questi principi io farò grande la città. È per questo che ho fatto proclamare un editto che riguarda i figli di Edipo e Teocle. E Teocle è morto da prole per difendere la terra dei suoi padri, gli altari degli dèi con le loro leggi. Ordiniamo dunque che siano concessi gli onori che accompagnano gli eroi sottoterra. Ma suo fratello, Polinice, è tornato dall'esilio solamente per saziarsi del sangue fraterno, darà le fiamme agli altari e rendere il popolo schiavo. Dunque, Tebani, ordiniamo che noi siano concessi gli onori della tomba e del pianto, affinché il suo corpo diventi cibo per cani e uccelli. Questo è deciso dunque, Creonte. È il tuo potere ordinare ciò che vuoi, per i morti e anche per i vivi. E vorrei che voi foste garanti di questi ordini. Affida questo compito a gente più giovane. Vi è già gente più giovane a guardia del cadavere. E allora? Cosa vuoi da noi? Non schieratevi con i trasgressori. Nessuno è così pazzo da voler morire. Ed è questo infatti il prezzo da pagare. Ma è pur vero che troppo spesso la speranza di un guadagno ha portato alla rovina uomini e città. Signore, condividerò di essere venuto fin qui con le ali ai piedi, senza fiato per la corsa. Spesso mi sono fermato a meditare e spesso mi sono voltato per tornare indietro. Alla fine mi sono deciso. Eccomi qui. Parlerò. Doveste costarmi la vita. Che cosa temi? Per prima cosa ti dico, non sono stato io e non ho visto chi è stato. Non sarebbe giusto mi capitasse del male. E dunque parla. Parlerò. Qualcuno, poco fa, ha compiuto il rito nella sepoltura, ha cosparso il cadavere con dell'aria da polvere ed è sparito. Che dici? Chi può aver osato? Non so. Chi ha compiuto l'atto non ha lasciato traccia. All'alba, quando la prima sentinella ci ha mostrato l'accaduto, una sorpresa amara per tutti. Il corpo non si vedeva più. Corsero allora fra di noi aspre parole. L'uno accusava l'altro. Tutti potevamo essere colpevoli. Alla fine, uno di noi parlò e tutti abbassammo la testa per la paura. Disse che dovevamo riferirti tutto, senza nasconderti niente. A me, mio malgrado, è toccato in sorte questo arduo compito e so di non essere gradito, perché nessuno ha il messaggero che porta cattive notizie. Mio signore, forse sono gli dèi che hanno voluto questo. Taci! Non provocarmi! Gli dèi si prendono cura di questo corpo, del corpo di colui che è giunto dall'esilio solo per dare alle fiamme gli altari, per sovvertire le loro leggi. Non è possibile, non è tollerabile. La verità è un'altra. In città sono uomini che mormorano, gente che non mi sopporta. Sono loro che hanno corrotto le mie guardie col denaro. Ma io ti giuro, se non mi porterete avanti agli occhi il cadavere di colui che ha coperto di polvere questo cadavere, io vi farò appendere vivi finché il misfatto non sarà confessato. Posso parlare? O devo andare via? Ascoltarti mi dà fastidio.
Fastidio alle orecchie oppure al cuore? Che importanza dove? Io do fastidio solo alle tue orecchie. Il colpevole, invece, ti tormenta il cuore. Non ho commesso io questo delitto. E invece l'hai commesso! Hai venduto la tua anima per denaro! Povero me, non c'è niente di peggio di questa falsa opinione. Io spero che li trovino, ma che siano presi o no, e questo, mio re, lo decide la sorte. Sappi pure che qui non mi rivedrai di ritorno. Dei, vi ringrazio! Contro ogni speranza e previsione, sono salvo. L'abbiamo presa mentre lo seppelliva. È stata lei. Dov'è Creonte? Eccolo. Al momento giusto. Cosa succede? Mio re, non si dovrebbe mai giurare per evitare di rimangiarsi il giuramento. Eccomi dunque ancora qui. Ti porto questa fanciulla. È stata colta nell'atto di rendere gli onori funebri. Eccola, è tua. Puoi interrogarla, giudicarla, farne quel che vuoi. Ormai mi considero fuori da questa brutta storia. Come l'hai catturata e dove? Stava seppellendo il morto, è tutto. L'avete colta sul fatto? Seppelliva il cadavere e tu hai proibito di far seppellire. È chiaro quel che dico? Ti rendi conto di quel che dici? È andata così. Atterriti dalle tue minacce, ci richiamo subito sul posto e mettiamo a nudo il cadavere che già si decompone. Poi andiamo in cima al colle, aspettiamo. Ad un tratto vediamo la fanciulla, singhiozzo sul cadavere scoperto, e me ne dice che ha commesso il fatto. Noi accorriamo, lei non si mostra spaventata. L'accusiamo degli avvenimenti passati e dei fatti presenti. Lei non nega.
tu che hai lo sguardo rivolto a terra, ammetti di aver compiuto la sepoltura? Non è lui, sono stata io. Guardia, tu puoi andare. Tu dimmi invece, conoscevi l'editto? L'editto era pubblico, lo conoscevo. E hai osato trasgredire a questa legge? Questa legge non è stata proclamata né da Cersei né dalla giustizia, che ha dimora tra gli dei di sottoterra. Non pensavo che i tuoi editti avessero il potere di sovvertire leggi non scritte ma immutabili. E comunque, anche senza i tuoi editti, sapevo bene di dover morire. Se poi muoio prima del tempo, è un vantaggio per me, che vivo in mezzo alle sciagure. Morire non è un dolore. Lasciare in sepolto il corpo di un fratello, questo è un dolore. E proprio figlia di suo padre Edipo non sa piegarsi alla sorte. Arrogante! Arrogante si è rivelata questa donna! E ora che si vanta e ride di quel che ha fatto è arrogante una seconda volta! E anche Ismene! Accuso anche Ismene! Oggi l'ho vista alla reggia! Era fuori di sé! Coloro che tramano nell'ombra si mostrano ancora prima di essere scoperti! Mi hai preso! Mi ucciderai! Che cosa vuoi in più? Nulla, ho tutto quel che voglio. Che cosa aspetti dunque? Dare sepoltura a mio fratello era per me la gloria più grande. E non provi vergogna per quel che hai fatto? Non è vergogna rispettare un fratello. Era tuo fratello anche l'altro? Sì, era figlio della stessa madre e dello stesso padre. E perché rendi onore all'Empio Polinice? Ed Etecle ti darebbe torto se potesse parlare. E Teocle difendeva questa terra. Polinice voleva distruggerla! Tuttavia la morte esige questi riti. No! I buoni e i malvagi non vanno trattati allo stesso modo. Chissà se premorti vale questa legge! Non si può amare un nemico nemmeno nella morte! Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore! Se vuoi amare va! Va ad amare i morti! Finché io sarò vivo, non sarà di certo una donna a comandare. Ecco Ismene sulla soglia della reggia, e lacrime, certo, piange per sua sorella. Eccoti dunque, confessa, hai preso parte alla sepoltura? Vi ho preso parte, se lei consente, e condivide il peso della colpa. No, non è vero, tu non hai voluto, io non ti ho voluta. Non ho vergogna di esserti compagno del dolore. Tu vuoi bene solo a parole. Ah, dei morti conoscono il colpevole. Non ritenermi indegna di onorare il fratello morto e di morire io stessa insieme a te. Non fare tua un'azione che non ti appartiene. Non voglio che tu muoia con me. Ma senza di te, che cosa sarà della mia vita? Tieni la Prionte, è lui che ti sta a cuore. Queste due sono pazze! Pazze! Chi soffre perde la ragione, mio signore. Che vita sarà la mia senza di lei? Non parlare di lei. Lei già non è più. Ucciderà la sposa di Emre, tuo figlio! Non voglio una cattiva sposa per mio figlio. Eppure, c'era una promessa tra di noi. Ci sono altre donne da sposare. Toglierai a tuo figlio la sua sposa! Io non farò nulla. Sarà la morte a farlo al posto mio. E dunque è deciso che lei muoia. È deciso. Servo, portale dentro e legale. Anche i più audaci tentano la fuga quando la morte si avvicina. Thank you.
che nella vita non ha mai provato che cosa sia il dolore dall'assalto degli dèi. La sciagura è assoluta e investe una dopo l'altra le generazioni. Sciagure si succedono a sciagure. Nessuna generazione libera l'altra. Un Dio li colpisce e non c'è scampo. Sull'ultima radice della casa di Edipo brillava una luce di speranza. E ora l'ha spenta la polvere insanguinata degli dèi di sotterra. Per molti uomini è di conforto la speranza, ma per altri è inganno. Il male può sembrare un bene se gli reti accettano la mente, ma in breve tempo conosci la sventura. Ecco Emone, il più giovane dei tuoi figli, Creonte. Sembra addolorato, e per la sorte di Antigone e per le nozze che non avranno luogo. Tra poco lo sapremo. Emone, figlio mio, hai udito la sentenza che condanna la tua sposa? Forse sei adirato con me? Sono tuo figlio, sei tu che mi indichi la strada, e io la seguo. Non ci sono nozze che valgano la tua guida preziosa. Ed è questo che devi fare, figlio mio. Seguire la volontà di tuo padre. Se l'età non ci inganna, a noi sembra che tu abbia parlato con saggezza. Padre, i cittadini temono il tuo sguardo e non dicono ciò che potrebbe dispiacerti. Ma io, nell'ombra, posso udire e so come piange la città per la sorte di questa fanciulla, condannata a morire in modo indegno per il più nobile dei gesti, perché non ha voluto che suo fratello rimanesse insepolto. Gedi dunque, accetta il cambiamento. Impara da lui, signore, come lui da te. Avete parlato bene tutti e due. Ora la città deve dirmi anche cosa devo fare. Nessuna città appartiene a un solo uomo. Appartiene a chi ha il potere. Tu vorresti regnare solo, in un deserto. Disgraziato! Accusi tuo padre. Ti accuso perché non agisci in modo giusto. E non è forse giusto che io onori il mio potere? Ma calpesti l'onore che è dovuto agli dèi. La tua indole è spregevole. Sei solo schiavo di una donna. Ma non mi piegherò ad azioni indegne. Parli solo per difenderla, Emone. E per difendere te e me e le divinità dei morti. Non la sposerai, almeno finché è viva. Se morirà, qualcun altro morirà con lei. Osi minacciare tuo padre! No, è una risposta alle tue parole assurde. Ora vuoi anche insegnarmi a ragionare? Proprio tu che non hai ragione. La ragione sei tu che l'hai perduta. Non provocarmi, Emone. Parli, parli, e non dai mai ascolto. Bene, sappi allora, pagherai per le tue parole. Portate qui quella donna affinché muoia di fronte al suo promesso sposo. Vicino a me no, vicino a me non morirà. E quanto a te, non mi vedrai mai più. Vivi la tua follia con coloro che sono disposti a sopportarla. È andato via di corsa pieno d'ira. Alla sua età il dolore si sopporta male. Se ne vada via lui con la sua arroganza, non salverà le ragazze dalla morte. Hai dunque deciso di farle uccidere tutte e due? No, quella non l'ha toccato il cadavere. E l'altra, come la farai morire? La farò chiudere in un antro dove non v'è traccia di uomo. Avrà cibo e acqua quanto basta per preservare la città dalla contaminazione. Aspetta.
appelli sulle tenere guance delle fanciulle e vai sul mare e corri per i campi. Nessuno ti può sfuggire, sia Dio o uomo mortale. Chi si innamora è colpito da follia. Tu fai deviare verso l'ingiustizia la mente dei giusti e la porti in rovina. Sei tu che hai scatenato questa contesa tra parenti. Il desiderio che brilla negli occhi della giovane sposa è una forza che vince e ha il potere delle grandi leggi del mondo. È l'incanto di Afrodite, la dea che non conosce sconfitte. Ecco Antigone che si avvia verso le sue nozze di morte e io non posso tenere le lacrime. Cittadini di Tebe, guardate, questo è il mio ultimo cammino. Questa è l'ultima volta che contemplo la luce del sole. Non la vedrò mai più. Ade mi conduce viva sulle rive della Cherone. Nessuno intonerà per me i canti nuziali. Sarò la sposa di Acheronte. Tuttavia, gloriosa e lodata da tutti, ti avvivi il regno dei morti. Nessuna malattia mortale ti ha distrutto, nessuna spada ti ha colpito. Per tua scelta, sola fra i mortali, scendi viva nell'Ade. Ho udito raccontare la storia di Niobe, la figlia di Tantalo, come morì miseramente. La pietra ne crepa addosso come è della tenace. Simile al suo è il mio destino. Oh mia città, e voi, illustri e potenti cittadini, siate testimoni che senza il compianto delle persone amate e per leggi inique, io mi avvio alla mia prigione, che sarà per me una tomba mai vista prima. Sconti la colpa di tuo padre Edipo, figlia mia. Onorare i morti è un atto di pietà, ma per chi ha il potere e lo ama, non tollera nessuna trasgressione. Il tuo orgoglio è nata già perduta. Senza compianto, senza amici, senza canti nuziali, io mi avvio alla strada che mi è destinata. Il mio destino è senza lacrime. Nessuno, se potesse, di fronte alla morte smetterebbe di levare lamenti. Portatela via, rinchiudetela nella sua stanza tombale. Tomba, stanza iniziale, mia dimora eterna. Ecco, io vado incontro ai miei cari. Spero tuttavia di giungere gradita a mia madre e a te, fratello mio. E ora, Polinice, è questo che ricevo per averti dato sepoltura. Eppure, per coloro che hanno mente saggia, ti ho reso il giusto onore. Quale giustizia divina ho trasgredito? Mi hanno giudicata empia per un atto di pietà. Se per gli dèi tutto questo è giusto, allora pagherò. Ma se altri sono colpevoli, spero che soffrano quello che stanno facendo soffrire a me, ingiustamente. I venti di passione sconvolgono ancora la sua anima. Adesso basta! Guardia, portala via! E pagherai la tua lentezza. La morte è dunque vicina. Sì, non c'è speranza. Thank you.
sepolcro nuziale. Non vide più la luce del sole. Eppure era di nobile stirpe, figlia mia, e portava con sé il figlio di Zeus, concepito dalla pioggia d'oro. Che voi
signori di Tebe, siamo venuti per la stessa strada, ma uno solo di noi due ha occhi che vedono. I ciechi hanno bisogno di una guida per camminare. Cos'hai da dire, Tiresia? Te lo dirò, ma devi ascoltarmi. Ho sempre dato ascolto ai tuoi consigli, lo sai bene. Sappi allora che ti muovi sul filo della sorte. Che hai da dire? Mi fai rabbrividire. Ascolta e capirai. Sedevo sul mio antico seggio di Augure, dove uccelli di ogni specie si radunano per me come in un porto. E ad un tratto sento un suono, uno schiamazzo selvaggio e furibondo. Dallo sbattere delle loro ali, capisco che si stanno dilaniando a sangue tra di loro con gli artigli. Preso dal timore, preparo i sacrifici. Oscuri presagi di un rito incomprensibile che ho saputo da lui, il ragazzo che mi fa da guida, mi dicono che la città è malata, malata per causa tua. I nostri altari e i nostri focolari sono contaminati dalla carne che cani uccelli, per loro nutrimento, hanno strappato dal povero corpo del figlio di Enzo, Polinice. E dunque rifletti, sbagliare è umano, ma saggio è colui che non persevera nell'errore. Cedi dunque di fronte a chi non è più, non accanirti contro un cadavere. Vecchio anche tu! Tutti contro di me! Ormai sono merce di scambio persino per gli indovini. Ma voi quel cadavere non lo seppellirete. Nemmeno quando le aquile di Zeus verranno a cibarsi presso il mio trono delle carni dell'empio Polinice. Nemmeno allora avrò timore della contaminazione. C'è qualcuno degli uomini che sa, che pensa che il bene più grande sia la saggezza. E che la stoltezza è il più grande dei mali, Tiresia. È proprio questo il male di cui soffri. Ricorda che stai parlando al tuo re. E tu, re, sappi allora, il sole non compirà molte volte il suo veloce corso, che tu darai, in cambio di questi morti, un morto, nato dal tuo stesso sangue. Perché hai costretto alla tomba in modo indegno un essere vivente e lasci invece insepolto un cadavere appartenente alle divinità infernali. E le rinni, che sempre colpiscono tardi, vendicatrici dei morti e degli dèi, sono già in agguato. Anche tu cadrai, vittima degli stessi mali. Se credi che io parli per amore del denaro, ascolta! Non passerà molto tempo che in casa tua risuoneranno gemiti di uomini, di donne! L'odio sconvolgerà ogni città, poiché i resti umani sono sepolti da cani, fiere uccelli, che ne trasportano il loro fetore impuro fino al cuore delle case. Tu mi hai ferito, ed io, come un arciere infuriato, scaglio su di te queste frecce infallibili. Non potrai sfuggirne. E ti bruceranno la carne! Ragazzo, portami a casa. Lasciamo che costui sfoghi la sua rabbia su persone più giovani. Imparerà a mitigare la lingua e a migliorare i suoi pensieri. Sono profezie tremende, mio signore, e noi sappiamo che Tiresia non ha mai pronunciato un falso vaticinio. Lo so, e il mio animo è turbato. Dimmi, dammi il tuo consiglio. Libera la fanciulla dalla caverna sotterranea e dà una tomba al cadavere che giace in sepolcro. Devo cedere, dunque. E questo è il tuo consiglio? Sì, mio signore, e fa presto. Le sciagure mandate dagli dèi giungono veloci per tagliare la strada agli imprudenti. E sia, rinunzio ai miei piani.
mio malgrado, non è possibile lottare contro il fato. Va tu stesso, non mandare altri. Vado, e anche voi, prendete asci e accorrete. Io che l'ho rinchiusa, la libererò. Non vi è nulla di certo nella vita umana. La sorte abbatte l'uomo felice, risolleva l'infelice, e nessun indovino può garantire la vita agli uomini. Creonte mi sembrava degno di invidia un tempo. Reggeva il governo circondato dai suoi giovani figli. Adesso è tutto finito. E quando gli uomini perdono la gioia di vivere, non è più vita la loro. Sono come dei morti che respirano. Quale dolorosa notizia porti al nostro re? Sono morti, i vivi li hanno uccisi. Chi è morto? E chi ha ucciso? Parla! Emone è morto, si è ucciso a causa del delitto compiuto da suo padre. Oh, Tiresia, come vanno a segno le tue parole! Ma Mercuri dice che esce dalla reggia, avrà saputo forse qualcosa. Cittadini, ho udito le vostre parole. Stavo uscendo per andare a pregare la dea Atena, quando mi ha colpito l'orecchio la voce di una disgrazia che riguarda la mia famiglia.